Chi temeva il regime può rilassarsi. Le crepe abbondano e tutti i servizi dietro le quinte dicono che Silvio Berlusconi è scocciatissimo del comportamento del Presidente del Consiglio. Salvini non è felice e la grande conferenza stampa di lunedì scorso è stata, diciamolo, un flop. Giorgia, con rispetto delle istituzioni, è stata verbosa, nervosa, e anche per lei il fattore umano conta, e come se conta. Quando fece quel numero megalomane e fuori dalla grazia di Dio in Spagna per comunicare ai franchisti spagnoli, ai neofranchisti spagnoli, che lei era Giorgia, che era madre, era italiana, e il numero della carta d'identità, fu raggiunta da un giornalista del New York Times che le chiese se non le sembrasse di avere un po' esagerato. «Yeah», rispose Giorgia e tacque. E poi aggiunse con lodevole candore: «Il fatto è che ero stanca e morta, e quando so stremata mi via, come dire, una botta di isteria, e io so fatta così». L'ammissione fu onesta e la sua risposta servì a tappare un buco, perché è ben consapevole di avere i fari puntati addosso. Però adesso direi che è nei guai con la sanità. Dico, per la storia del reintegro immediato dei Novax, dei medici Novax, e per il cumulo di sciocchezze che ha detto sia sulla scienza che sul metodo. E con garbo, ma direi fin da subito, medici e scienziati l'hanno cortesemente, realmente bocciata e sconcacata. Di tutte le accuse o sospetti o timori o indizi di neo post ex fascismo, quella per ora che io ritengo più corroborata, ragionevole e motivata è l'accusa di ignoranza strutturale. I fondamentali comuni non soltanto all'estrema destra, ma specialmente all'estrema destra. C'è un aneddoto familiare di Paolo Guzzanti. Quando Adolf Hitler venne a Roma per la giornata particolare, poi ricostruita splendidamente dal film di Ettore Scola, il padre di Guzzanti era un ingegnere delle Ferrovie dello Stato. Un caporione fascista gli disse che era autorizzato a visitare il treno del Führer, il top della tecnologia tedesca, per riprodurlo tale e quale per il duce. Il padre di Guzzanti entrò nel treno, esaminò tutti i dettagli tecnici e quando scese disse che no, non era possibile. L'alimentazione trifase e altre diavolerie che non ricordo rendevano impossibile copiare il treno tedesco per il duce. Appena pronunciò queste parole, il caporione fascista e altri due o tre sgherri in lana d'orbace si avventarono sul padre di Guzzanti, tra l'altro persona mitissima e che detestava ogni forma di violenza, e lo presero a schiaffi, calci, pugni, gridandogli a squarciagola: disfattista, imbecille, traditore.
Il fascismo speculò quanto fu possibile, decisamente più del dovuto, sulla genialità di Guglielmo Marconi, inventore della radio, e la buttava sempre in cagnara quando era possibile costruire un grande scenario di propaganda come le traversate atlantiche. Ma di scienza sapevano soltanto dire parole vuote e altisonanti. Il vero punto debole personale della Giorgia Meloni è stato linguistico, ma non tanto per l'uso costante della parola nazione, quando a mio parere paese andrebbe benissimo, ma nell'aver fatto un pasticcio mentale di estrema destra ideologica, proprio mentre affermava il contrario, cioè di volersi sottrarre all'ideologia. In questo caso specifico sto parlando della questione Covid, che nel Consiglio dei Ministri è stata onestamente trattata come se fosse una montatura. Noi sappiamo bene che non è stata soltanto l'estrema destra ad avere vomitato sciocchezze sul Covid e la necessità di vaccinare. E conosciamo anche bene lo scandalo dei medici refrattari, negazionisti e ribelli, e che sono stati, a mio parere, a ragion veduta, allontanati dalle corsie perché pericolosi, e che adesso, con 2 mesi di anticipo, torneranno vittoriosi nelle stesse corsie da cui erano stati allontanati. Intanto, ogni giorno cade un aereo con dentro 70, 50, 80 persone rapidamente cremate, fingendo, anzi suggerendo, che si tratti di un fatto naturale, come la caduta delle pere mature in continua decrescita. Ma il punto grave ideologico, nel discorso della Presidente del Consiglio è stato quello in cui ha spacciato come una difesa delle libertà personali la bocciatura delle misure anti-Covid, dai vaccini alle mascherine, interpretando un comportamento politico che, mentre finge di essere libertario e democratico, è invece totalmente fascista. Meloni ha detto che non si possono impartire disposizioni limitative delle libertà individuali se prima non si è raccolta l'evidenza scientifica dei vantaggi che queste limitazioni dovrebbero portare. Perdonate. In termini filologici e linguistici si tratta di una catastrofica sciocchezza che confonde, mettendole sullo stesso piano, le scienze deduttive, figlie nella mente dell'uomo come la matematica, gli scacchi, le geometrie euclidee e non euclidee, e le scienze della natura, in cui cadono la fisica, la biologia e tutte le branche della medicina, che avanzano potentemente, ma sempre, dico sempre, ecco la magia del dubbio, brancolando tra buio e luce, tra tentativi, errori, correzione di errori e nuovi tentativi. Dall'altra parte del tavolo gioca il virus, che risponde con le sue varianti ad una partita in cui nessuno, dico nessuno, vince mai
definitivamente, ma in cui si cerca di limitare per quanto possibile i danni. Le evidenze scientifiche che pretende Giorgia Meloni non sono mai possibili. Perché? Perché muta continuamente il contesto della malattia, della terapia, del metodo di indagine, delle correzioni proposte, e comunque sta di fatto che soltanto i medici americani e gli sperimentatori delle grandi case farmaceutiche hanno prodotto quei vaccini che con tanta sufficienza, riluttanza e direi anche albagia si tende adesso a considerare come prepotenze del nemico esterno. All'esterno, per una mentalità fascista, c'è sempre un nemico che non riconosce le nostre altissime qualità e ci vuole vaccinare per forza per incassare quattrini, ci vuole a tutti i costi portare il gas indispensabile, ma pretende, Dio mio, pretende di essere pagato, e così via. Eh sì, poiché è molto trendy in questo momento fare l'analisi del sangue alla povera Giorgia per vedere quanto DNA missino ancora circoli nelle sue giovani vene. Sì. E allora vorrei proporre un'analisi più significativa di quella delle parole o degli aggettivi anche con cui qualcuno fa finta di poter sceneggiare il contesto di oggi, aggiungendoci i telefoni bianchi e un linguaggio perentorio, ma ignorante. Giorgia Meloni ha detto che ci vuole l'evidenza scientifica, ignorando che la prova galileiana in medicina non esiste, ma che la medicina va avanti lo stesso e noi siamo tutti ancora vivi grazie a lei. Mi pare proprio così. È una caratteristica invece delle ultradestre moderne credere e far credere che la libertà individuale sia il termometro del benessere di una democrazia. E allora mi sovviene naturale e conseguenziale questo pensiero. Semmai è vero il contrario. Quando una democrazia funziona e per la parte medica sa come rivolgersi alle scienze empiriche, le libertà individuali si vanno sempre più restringendo, perché ognuno deve rispettare le regole del condominio, del codice della strada, del comportamento in generale, affinché nessuno sia danneggiato dai capricci dell'altro. Ed è esattamente ciò che la Meloni lascia intendere fra le righe, che finalmente la libertà sia tornata e il Covid si è sconfitto e i vaccini siano delle emerite cazzate di sinistra, centro, terzo polo, 5 stelle e quant'altro.